Ciao a tutti, io sono Pasquale, bentornato sul mio canale, ultima puntata di questa serie di video collaborazioni assieme a Max. Lacrimuccia che scende, ma spero ovviamente di poter collaborare nuovamente in futuro perché io e Massimo ci siamo, devo dire, veramente divertiti moltissimo a fare queste due serie. Un percorso breve e sintetico, ma che ha cercato di portare alla tua conoscenza le tematiche più comuni della finanza personale, visto anche da chi, come me, e come lui, cioè lui vecchio e io giovane. Oppure era il contrario. Ma sì, dai, io lascerei così, cercando di rubarmi magari una decina dei suoi anni. Spero tanto che lui non se ne accorga. In ogni caso, in questa ultima puntata Massimo ti andrà ad spiegare, andrà ad esplorare la sua visione sul soggetto del debito e come, secondo la sua esperienza, questo problema per molte persone o famiglie invalidante possa invece essere sconfitto senza pietà. Invece dei debiti che soffocano te, devi essere tu a fare debiti, un pallone, un mazzo così. Per cui, come si sconfiggono i debiti? Come si possono sconfiggere i debiti? Max ha una serie di risposte adatte a te, giovanotto, per cui, senza altri preamboli, passo la linea al nostro inviato. Max, a te la linea. Grazie Pasquale, questo è il nostro ultimo video insieme. Mi sento un po' triste al pensiero che questa collaborazione purtroppo è arrivata al termine. Dopo ben 8 video, 4 sul suo canale e 4 sul mio canale, e se non l'avete ancora fatto, ricordatevi di andarli a recuperare sul mio canale e sul suo, perché sono pieni di consigli utili che vi faranno comodo. Pasquale vi lascia sempre tutto in descrizione apposta, quindi accorrete numerosi. Dicevamo, ultimo video, oggi parliamo di debiti. Come sapete, non ripeto mai le stesse cose e per ogni canale cerco di dare degli spunti diversi. In questo canale che si parla di giovani vorrei parlarvi di debiti buoni e debiti cattivi. Cosa sono e come riconoscerli? Allora, innanzitutto per debito si intende chiedere dei soldi a qualcuno per poi restituirglieli nel tempo con o senza interessi. Ma perché dico che esistono debiti buoni e debiti cattivi? Sono pur sempre dei debiti e tu giustamente penserai che i debiti non sono mai una cosa buona. Non proprio, anche se potresti avere ragione. Sempre meglio avere i propri soldi e cercare di non indebitarsi mai. Ma quando non abbiamo soldi e siamo costretti a chiederli a qualcuno, allora in quel caso forse è meglio chiederli per dei debiti buoni. Ma vi spiego subito cosa intendo per debito cattivo, così chiariamo subito la situazione. Il debito cattivo è quando compri un'auto, una moto o una casa, ad esempio. Qualsiasi debito che crea il segno meno sul tuo portafoglio. Invece il debito buono, cioè l'unico debito che dovresti creare, è quando compri un'auto, compri una moto o compri una casa. Ma che c'è? Che ho detto? Pasquale? Ah, dici che ho ripetuto le stesse cose di prima? Sì, no, non è un errore, adesso glielo spiego, ok? Scusate, ogni tanto Pasquale mi controlla per assicurarsi che io non dica cagate. Allora, dicevo, debiti buoni e debiti cattivi sono le stesse identiche cose. È l'attribuzione che gli dai, o meglio, la funzione che svolgono, che decide se quello sarà un debito buono o un debito cattivo. Allora, ti spiego. Se tu chiedi un prestito per comprare un'auto per te, allora sarà un debito cattivo. Ma se ad esempio tu chiedi un prestito per comprare un'auto e magari quell'auto la utilizzi come un Uber, per chi non lo sapesse Uber è una sorta di taxi privato, dove chiunque può offrire passaggi con la propria auto, un po' come BlaBlaCar qui in Europa, allora in questo caso la tua auto ti farà generare del denaro. Quindi quest'auto, se hai fatto bene i conti, si ripagherà da sola. Poi abbiamo detto... Ah sì, la moto. Se chiedi un prestito per acquistare una moto per te, allora quello sarà un debito cattivo. Ma se tu fossi un intenditore, magari potresti trovare delle moto online a prezzi convenienti, da poter acquistare e rivendere ad un prezzo maggiorato. Una pulitina qua, acquisto degli specchietti nuovi, tolgo i graffi e via con la vendita. Ci siamo capiti, no? E terza situazione avevo detto... Ah sì, la casa. Anche qui. Se accendi un mutuo per una casa dove andrai a vivere, quello lì sarà un debito cattivo. E qui potrei farci tanti video al riguardo. Anzi, a dire il vero, sono già in programma, quindi stay tuned. Invece se accendi un mutuo per acquistare una casa che successivamente andrai ad affittare, quello potrebbe essere un debito buono. Occhio però, perché è molto più complicato di quello che credi. Perché per non sbagliare, l'affitto che dovresti percepire
dovrebbe essere superiore al mutuo almeno del 20-30%. Quindi se la rata del mutuo ad esempio è 400 euro, dovreste affittare la casa per non meno di 500 euro al mese. Ma comunque è tutto un altro argomento, poi vi farò i video. L'importante è che tu abbia capito il succo del discorso. E da oggi pensa solo ai debiti buoni. Ciao e arrivederci sul mio canale. Grazie ancora Pasquale per la splendida esperienza. Ecco qui, il piatto è stato nuovamente servito anche oggi dal mio giovane collega. La questione dei debiti è veramente una spada di Damocle sulla testa di molte persone, ma devo dire, se opportunamente indirizzata, è solo il tempo è l'unico elemento necessario affinché appunto questa problematica, questa fastidiosa zanzara del denaro che non c'è, possa sparire appunto dalla nostra vita. E il nostro insetticida è la tua educazione finanziaria, la tua possibilità di andare a capire cosa ti gira attorno e come poter evitare le trappole economiche che tutti i giorni sono dietro l'angolo, pronte a saltarti addosso come un giaguaro. Alla fine di questa serie sul mio canale e su quello di Massimo, non importa che tu sia giovane e bello come Massimo o giovane e bello come me. Non se ne è accorto nessuno di questa ultima cazzata che dicevo, vero? Speriamo di no. Dicevo, l'importante invece è che tu possa prendere in mano la tua vita finanziaria e farle un bel mazzetto così. Sei tu il vero controllore della tua vita e di quella della tua famiglia, ovviamente, se tu l'hai, e non è il denaro, che è solo un mezzo, un fine a tuo comando, che ti serve solo per raggiungere i tuoi obiettivi finanziari, qualunque essi siano. Come ricordato più volte, non prendere i consigli miei e quelli di Max come oro colato, perché come te anche noi siamo degli autodidatta e non abbiamo il titolo né le esperienze né le competenze di fare una consulenza finanziaria, ma ti stiamo ovviamente solo andando a condividere le nostre esperienze, che sono solo esperienze personali. Nel dubbio ovviamente approfondisci sempre per conto tuo o rivolgiti ad un professionista del settore. Come nel video precedente, ovviamente ti intimo di nuovo a non andare a lavorare per compartimenti stagni, ma di valutare tutti i consigli ed i suggerimenti che ti abbiamo fornito, le nostre esperienze che ti abbiamo fornito in queste due serie, come se fossero un unico contenuto tematico completamente interconnesso. Solo così potrai vedere, come dicono gli inglesi, the big picture, il quadro completo della situazione nel suo insieme, nella sua completezza. Ti chiedo di confrontare le tue esperienze, lasciandoci magari un commento qui sotto e confrontandole con le nostre. Apriamo una discussione di crescita comune, indipendentemente che tu abbia 20, 30, 40, 80 anni e anche molti di più. Chi lo sa? Perché parte, se non tutti i consigli, se opportunamente variati in base all'età, si possono appunto adattare a qualsiasi età. Quando hai finito di guardare questo video, ti consiglio anche di andare a vedere il mio intervento che ho realizzato sul canale di Massimo per tutte le persone che, come me, hanno qualche annetto in più, con le mie opinioni su questo argomento, l'argomento dei debiti. Ti ricordo inoltre che su questo canale trovi anche il video delle mie personali strategie, quelle che ho consigliato io per distruggere il mio problema del debito, e te lo lascio qui linkato da qualche parte. Ricorda che abbiamo sempre tutti quanti una motivazione per poter continuare la nostra vita nella maniera più tranquilla possibile, perché ricorda che abbattere i debiti è un modo per vivere più tranquilli, risparmiando di più e anche per poter investire di più se tu vuoi mettere i tuoi soldi nel mondo degli investimenti e cercare di farli fruttare. Facciamo in modo che i debiti non inficino nella nostra vita personale. Sei un giovane come Massimo o un differente giovane come me? Non importa, basta che tu rifletta per bene sul tuo presente e di quello che vuoi che sia il tuo futuro. Ti ricordo anche che ho un account Patreon, dove se vuoi puoi anche supportarmi su questo canale con un piccolo contributo mensile. Nel mio account Patreon pubblico contenuti solo dedicati agli iscritti, che non troverai in nessun'altra parte del globo. Cioè. Soprattutto, cosa molto importante, iscriviti al canale di Massimo Cirignotta, che ovviamente anche mio, perché sennò... Perché ricorda, altrimenti facciamo 10 serie al giorno per 10 anni. Svilupperai un disturbo di iscrizione dei like e della campanella compulsivo a tutti i canali YouTube, anche quelli spazzatura. Se il video ti è piaciuto, per favore, distruggi il pollice in su, clicca la campanella delle notifiche per non perderti ovviamente nessun contenuto successivo che trovi pubblicato su questo canale. E per quanto mi riguarda, ti saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!